Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Finalmente Angel 3 Dark 3 è tornato a casa. Siamo il 3 settembre e sono tornato a casa. Ho lavorato 3 mesi. Che dire, stancante e poco. Sono quasi morto ma finalmente sono tornato. Eccomi, appena arrivato a casa faccio questo video. Allora, vi faccio vedere che cosa ho recuperato. Anche mentre che lavoravo mi facevo un po' di giri per i negozi e vi faccio vedere cosa ho comprato. Partiamo subito da un retro unboxing, qualcosa di una console abbastanza vecchiotta, ma che ho sempre desiderato e non ho potuto mai comprarla. Sto parlando di Nintendo GameCube, nuova. Guardate qua. Stava a 219 euro, poi 99 euro. Botta di culo, l'ho presa a 50 euro. Sì, qua è un pochettino spaccata lo scatolo, ma non importa. E fondo di magazzino, rimanenza di magazzino. Eccola qua. Adesso partiamo con l'unboxing. Ecco qua, dentro lo scatolo possiamo trovare. Partiamo con il cavo audio video, come si usava una volta i vecchi spinotti, se vi ricordate. Poi l'alimentatore marchiato Nintendo Game Boy Cube. Pensavo che queste erano dei buchi per far passare l'aria. Eccolo qui, diciamo piccolo però abbastanza massiccio. Ditemi se si vede meglio perché ho cambiato delle impostazioni nella videocamera. I manuali qua di istruzioni con un codice, il Nintendo VIP che penso che ormai non funziona più. Comunque questi manuali. La presa SCART, la mettevo, buona cosa. E finalmente la GameCube, nuova. Fica, molto bella. Poi col manico si può portare la ventola di aereazione. Dietro è così. E qua c'è un'altra ventola. Molto bella come console, molto compatta. La proverò per la prima volta. Come detto, non l'ho mai avuta, non ho mai avuto la possibilità di acquistarla. Al tempo avevo la PlayStation 1. Troviamo anche il joystick, ancora nuovo. Dentro non c'è più nulla. Wow, è piccolissimo. I tasti molto reattivi, la corsa è molto breve dei tasti, tranne per quelli in basso che... Wow, facciamo degli ottimi tasti. Qua non capisco perché non c'è, c'è solo questo. Non lo so. Strano questo joystick dalla forma, ma devo dire, ma molto maneggevole. Mi aspettavo peggio. Wow, molto meglio questo del primo controller della Xbox One, della Xbox, quella vecchia. Pesantissimo, enorme, ingombrante. Veramente assurdo. Ok, lo scatolo possiamo richiudere. Abbiamo estratto tutto quanto il contenuto. E questa era la Game Boy. Sì, la Game Boy. La GameCube della Nintendo. Veramente un ottimo culo a trovarla a sto prezzo. Fondo di magazzino, nuova. Ripeto, nuova. Che dire. Proverò i giochi della GameCube. E finalmente mi farò un'idea di cosa mi sono perso. Fermi tutti, ma c'è un'altra piccola chicca. Insieme alla Game Boy Cube, da un'asta sono riuscito a ritirare questo accrocchio. Voi mi direte, che cos'è questo accrocchio? Chi non ha mai avuto il Game Boy Cube sicuramente non lo saprà, ma chi ha avuto il Game Boy Cube lo saprà. Questo accrocchio è il Game Boy Player. Questo si mette sotto della GameCube e serve a leggere i giochi della Game Boy, Game Boy Advance e Game Boy Color. Si mettono qua e li legge tranquillamente sul vostro televisore.
con questo disco qua, il Game Boy Player PAL. Attenzione che su eBay ci sono molte versioni inglesi. Ecco qui, mi ha mandato anche un gioco del Game Boy. Game Boy, c'è scritto Game USA Advance Nintendo Game Boy 32 in 1. Sarà un misto di tutti i giochi. C'è Dottor Mario, Power Ranger Rescue. Poi che ci abbiamo qua? Asteroids, The Rangers, un altro Super Power Ranger. Saranno giochi, penso, clonati, non lo so. Non penso sia una cartuccia originale questa. Comunque, lo proverò. Perfetto, se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, commentate e iscrivetevi al canale. E come sempre, al prossimo video. Ciao!